Tutto altro ambito, Spagna, 1849, nelle mani di un ferocissimo controrivoluzionario cattolico, Juan Donoso Cortés, eh, autore, voglio dire, era tanto cattivo che perfino i gesuiti gli hanno detto: dati una calmata, perché sei, sei troppo, troppo estremista. Però il suo pensiero è la matrice del sillabo. Voi tutti sapete che cos'è il sillabo? L'elenco degli errori moderni eh. Eh, fatto da Pio IX. Discorso sulla dittatura. Questo era anche un politico, era un, un diplomatico e un politico T intelligente, eh. semplicemente reazionario in modo parossistico. Che cosa dice nel famoso discorso sulla dittatura 1849? Questo dice, il mondo cammina con passi rapidissimi alla costituzione di un dispotismo, il più gigantesco e assoluto che sia mai esistito a memoria d'uomo. E verso tale traguardo cammina la civiltà e il mondo. A partire dal XVI secolo, dalla grande riforma luterana, questo grande scandalo politico, sociale e religioso, questo atto di emancipazione intellettuale e morale dei popoli che produce il fatto che le monarchie da feudali diventano assolute, non è sbagliato: eh, diventano assolute e dunque, e dunque, nella sua testa. Il termometro religioso scende, cioè la religione perde significato e il termometro politico sale. Più la religione perde significato, più la politica si fa invasiva sull'uomo. Eh, allora, primo passaggio dalla monarchia feudale, dove secondo lui non non c'era molto esercizio del potere allo stato assoluto dove effettivamente il potere diventa centralizzato, tecnicizzato, burocratizzato, certamente c'è una concentrazione di potere. Poi ai governi non bastava l'assolutismo, chiesero e ottennero di avere il privilegio di avere un milione di braccia, cioè sono gli eserciti, gli eserciti permanenti. E poi follero anche... Un milione di occhi e crearono la polizia. Ma il termometro, e la forza politica, il termometro religioso doveva ancora calare, la forza politica doveva ancora salire, e così i governi vollero un milione di orecchie, che è la centralizzazione amministrativa con la quale captano tutto quello che succede nella società. E con la quale giungono al governo tutti i reclami e tutte le lagnanze. Dopodiché i governi dissero ancora abbiamo bisogno del privilegio di ritrovarci in tutte le parti e lo ottennero quel privilegio perché fu creato il telegrafo. E poi dopo il termometro religioso è ormai sotto zero perché siamo diventati tutti atei. E il termometro politico invece cresce moltissimo totale accentramento amministrativo società atea e governo potentissimo centralizzato onnipervasivo la via è preparata per un tiranno gigantesco colossale universale immenso che non, non incontra alcuna resistenza fisica, perché con le navi e con le ferrovie non esistono più frontiere, con il telegrafo si sono annullate le distanze, non vi sono resistenze morali, perché tutti gli uomini sono divisi, la atomizzazione dei soggetti moderni, tutti i patriottismi sono morti, e allora contro tutto ciò non c'è niente da fare se non provocare una reazione, reazione religiosa. Per distruggere il, il moloch tecnico-politico la libertà è nella reazione religiosa. La tecnica qui non è soltanto la perdita dell'armonia dell'universo, la tecnica qui è potere feroce che si impadronisce della società e dei singoli distruggendo i corpi intermedi e unificando unificando la società in forma subalterna. 1849, cioè, ci voleva dell'occhio, diciamo, ci voleva. poi Spagna, per di Telegra ne avranno avuto uno in Spagna però. Al contrario, al contrario, uno che scriveva, stando in Inghilterra, cioè di macchine ne vedeva un po' di più, ne vedeva il significato sociale, non solo politico delle macchine, cioè Marx, il capitale, il libro primo, capitolo tredicesimo, capitolo sulle macchine, eh, qui ci sono tutte e due le, le, le mosse teoretiche, cioè la mossa che dice... Eh, la tecnica finché resta in mano al capitale consiste nell'approfondimento nell dello sfruttamento attraverso l'incorporazione del lavoratore nel capitale fisso, cioè nella macchina. Il lavoratore diventa un pezzo di macchina per cui tutte le abilità si perdono, il lavoratore deve fare soltanto pochi eh, eh, movimenti meccanici appunto no? e al tempo stesso. Allora, da una parte la macchina è il modo materiale di esistenza del capitale, è il mezzo di lavoro che schiaccia l'operaio, è il capitale che si trasforma in macchina. E tuttavia, allora, qui c'è la condizione di lavoro che condiziona il lavoro. No? E tuttavia... Se oggi c'è un regime di fabbrica che è una disciplina da caserma, si parla palesemente di uso capitalistico delle macchine e si fa capire che si può benissimo pensare una volta che si sia modificato radicalmente il modo di produzione, cioè il modo di produzione divenga cooperativo, ci sia una strada spalancata per l'uso non capitalistico delle macchine. Altra ipotesi, come vedete, cioè qui abbiamo che la, la tecnica è da una parte una dimensione centrale dell'esistenza, cioè, eh, però questa dimensione centrale non è più tecnica, è economica. La tecnica prende senso non da se stessa, non... Da una condizione positiva precedente che la tecnica distrugge. La tecnica prende senso dall'economia, dal modo di produzione. È, è molto più sofisticata come analisi. Non c'è più lo scontro con la tecnica. Questo è importante. lo scontro. Allora, e qui salta fuori una cosa importante. Tutta la critica della tecnica, a parte Marx, è Sostanzialmente antimarxista, cioè consiste in una mossa teorica che è questa: eh, non è vero che la chiave dei problemi, o meglio, non è vero che il problema sia il modo di produzione. No, non è vero. Questa è un'idea socialista sbagliata. Eh, o, il, o il problema non c'è e stiamo vivendo felici e contenti, oppure se c'è un problema è a monte ed è la tecnica. Qui c'è proprio questa come il marginalismo tende a distruggere la critica dell'economia politica, così la critica della tecnica tende anch'essa a distruggere la critica dell'economia politica. La, la questione è ben altra. Questo ce lo mettiamo in testa, cioè. Possono dire anche un mucchio di cose sensate, e intelligenti, però l'intento è questo: cioè di ridicolizzare la critica socialista marxista, ridicolizzarla come facente essa stessa parte del problema. Perché Marx non è frontalmente contrapposto alla tecnica, no? non serve tipico, tipico il discorso. Il discorso di Weber, il discorso di Schmidt. Cioè dopo tutto capitalisti e comunisti fanno le stesse cose, sono la stessa cosa. Stanno al mondo con le stesse idee, semplicemente fanno a gara gli uni contro gli altri per chi fa meglio la stessa cosa. Chi comincia? Quel genio di Nietzsche? Non sto dicendo che la critica della tecnica è fatta da sciocchi. Vi ho detto però il modo con cui come è nata e come è stata pensata. Vinici le, le vedeva tutte, le vedeva tutte. E umano troppo, qui c'è una serie di citazioni, umano troppo umano, primo volume, pagina 281 della traduzione italiana, noi apparteniamo a un'epoca la cui civiltà... Corre il rischio di essere distrutta dai mezzi della civiltà. Breve, sintetico, non c'è una parola da aggiungere. Oppure, l'epoca del lavoro, la modernità non può non rovesciarsi in inganno greco-mecanè. Il lavoro non è. Libertà. Che il lavoro sia libertà è la tesi di Hegel ed è la tesi di Marx. Attenzione, cioè, il lavoro per Marx è reificazione adesso, ma non è reificazione per sempre. Eh? Qui invece si spazza via tutto. Il lavoro è dura fatica. E se non è dura fatica è meccanizzazione dell'uomo. Eh, nel lavoro non ne va del soggetto, il lavoro non è la via attraverso la quale il soggetto si soggettivizza, il lavoro, nel lavoro ne va solo del principio di utilità e basta. Le cose importanti che noi facciamo, le facciamo quando non lavoriamo. C'è tutto, è eh, dentro me Ci sono i figli dei fiori. C'è tutto. C'è tutto. tutto il Novecento. Frammenti postumi 87-88, quelli che poi vennero chiamati la volontà di potenza. L'umanità... È un enorme ingranaggio di ruote sempre più piccole, volte al massimo... Scusate, l'umanità non c'entra niente. Eh, noi viviamo in un cito, enorme ingranaggio di ruote sempre più piccole, volte al massimo dello sfruttamento e a minimizzare il valore dell'uomo. L'uomo si deteriora perché non si sa più a che cosa mai questo enorme processo sia servito. Il mulino che macina se stesso di Novaris. Eh? Automatismo. L'orrore della tecnica è che va avanti da sola. Per, per questi autori. E dunque nella tecnica si realizza eh, la forma estrema di ciò contro cui Nietzsche ha filosofato per tutta la vita cioè la duplicazione del mondo. La duplicazione del mondo la, la si fa con la morale, esiste un mondo superiore e un mondo inferiore, la si fa con la religione e la si fa con la tecnica. Ogni duplicazione è al tempo stesso manifestazione di volontà di potenza dei deboli e di nichilismo. Perché quando duplichi il mondo tu con la copia ti servi della copia per distruggere l'originale. Eh, la morale è un sistema di valori che serve a distruggere le cose di questo mondo, no? che di solito sono beatamente immorali. La tecnica è la fabbricazione di un mondo 2 che serve a distruggere il mondo 1 e questa è volontà di potenza, ma dei deboli, ovvero sia è... Nichilismo passivo. Cioè passivo vuol dire ci vai a finire dentro senza accorgertene, perché sei un poveraccio. Sei travolto dal, da quello che tu pensavi fosse il tuo mondo, ti mangia, è fatto apposta per mangiare il mondo e mangia anche te. A tutto ciò contrappone il nichilismo attivo, ovvero sia l'oltreuomo. Quello sì che è un soggetto, ma per, per, perché non lavora? Perché fa la guerra? Perché sfida il destino? Antiborghese e antisocialista, ma non nazista, per carità. Non ci pensava neanche, non era un suo problema, a parte qualche discrepanza cronologica. Dico, il problema di che cosa sono non gli veniva in mente. Gli veniva in mente che cosa... Quali sono le vie sbagliate lungo le quali si è sviluppata l'Europa moderna? Ecco, eh. pensiero di mostruosa potenza. Eh. Filosofare col martello, pensiero di mostruosa potenza è la, la tecnica, voi vedete, è investita della questione dell'essere. Che cosa è essere? È l'oggetto prodotto. Il produttore ha a che fare con l'essere o è soltanto un povero ente? E l'oggetto prodotto, che cosa diavolo è mai? È qualche cosa, o è un sogno di potenza che va a finire nella impotenza, ovvero sia, detto in un altro modo, la storia chi la fa? La fanno gli uomini o la fa la tecnica? E non è forse il caso stesso di quando si pensa di fare la storia si sta già facendo tecnica e non bisogna pensare in termini di storia, ma semplicemente di evento e di consegnarsi all'essere, che però non parla perché gli abbiamo tagliato la lingua. Chi è stato a tagliare la lingua all'essere? Platone naturalmente. Barlumi dell'essere stavano nei presocratici. Lì c'è la sapienza, un accenno. La tecnica è la, è la nostra storia di pensiero occidentale, è la metafisica. L'invenzione della metafisica è l'invenzione della tecnica, sono la stessa cosa. Perché? La metafisica vuol dire inventarsi delle idee generali che spiegano le cose di questo mondo in termini di... Apparenza ed essenza. L'essenza spiega l'apparenza. Io conosco l'essenza, quindi sono signore del mondo. Uno scienziato ragiona allo stesso modo. Un scienziato moderno conosce il linguaggio metafisico che sta dentro la natura, lo tira fuori e così domina la natura. Dire scienza, dire tecnica, dire metafisica è la stessa cosa, è tutta volontà di potenza, una bolla dentro la quale stiamo, l'essere di cui parliamo quando dentro la metafisica si parla dell'essere come fondamento, è un ente, non è l'essere, l'essere è un'altra cosa, non lo, nella nostra lingua non viene mai fuori che cos'è l'essere, è lui che deve parlare, non possiamo parlare noi dell'essere. Tutto ciò è lo sforzo tremendo di Heidegger, perché di Heidegger sto parlando, eh, per rovesciare la filosofia come un guanto per farla sostanzialmente tacere basta parlare dire la parola dire l'essenza dire la potenza dire la tecnica sono la stessa cosa cioè è l'incubo dentro il quale siamo entrati con Platone e da cui non usciamo, non usciamo grazie a noi stessi. Ecco, la differenza, la differenza fra Heidegger e Junger sta qui. Ernst Junger Bravino, non è il genio folgorante di Heidegger, Ernst Junger è stato letto da Heidegger come l'ultima parola della filosofia occidentale cioè come l'espressione vera di quello che voleva dire Nietzsche ecco. cioè abbiamo un Heidegger che a partire dalla metà degli anni 30 del XX secolo legge accanitamente forse il libro di Ernst Jung ehm, l'operaio che è un libro del 32 non male, eh. non male, un po' troppo lungo, ma no, non male. Che cosa c'è scritto nel libro di Jung? C'è scritto, scritto che l'uomo non è più un uomo, ma è diventato un'altra cosa. Quest'altra cosa è l'arbiter. Che cos'è l'arbiter? È un tipo, è una figura nuova, ulteriore. Perché? Che, che, che cosa l'ha fatto cambiare? Perché l'uomo non è più l'uomo? Vuol dire non c'è più il soggetto borghese, sostanzialmente. Perché? Perché c'è il lavoro meccanico. Come si manifesta il lavoro meccanico? Facile con la guerra. La prima guerra mondiale, la folgorazione eh, della prima guerra mondiale è ecco la tecnica. No? Nella, nello scritto preparatorio dell'arbeiter testo che si chiama di Totale Mobil, che è un testo del 30, un breve saggio del 30, c'è proprio di nuovo l'immagine di una turbina mossa dal sangue. La faccenda del mulino ritorna, la turbina mossa dal sangue. La tecnica è produzione per la distruzione, produzione per la distruzione. E l'uomo non è più un uomo, l'uomo è un ingranaggio. Poi si tratta di capire se ci comanda questo, se è l'ingranaggio principale o se è un ingranaggio subalterno. Però, però è un ingranaggio, ha perduto la propria qualità umana. Eh, Heidegger dice, bene, finalmente uno che ha capito. Poi naturalmente come, come fa ogni filosofo tedesco. Uh, dice sì, ha capito, ma al tempo stesso non ha capito niente. E c'è proprio nel, negli appunti di lettura uh, di Heidegger rispetto a Jung, c'è sempre la blendung, l'accecamento, questo vede e al tempo stesso è cieco. Che cosa vuol dire? Eh, vuol dire che qui vede... Questo libro del 32 mh, di Ernst Jung, è un libro importante perché insomma c'è una forte intuizione che è questa. Eh, è tutta una, una, una serie di rovesciamenti. No, non è più il soggetto che lavora, ma è il lavoro che crea il soggetto. Non c'è più l'uomo che imprime una forma sul mondo, ma è il mondo meccanizzato che imprime la forma sull'uomo. Certamente c'è l'idea ecco, che... Eh, non si sta andando allora, i critici della civiltà di carattere liberale che so io un Ortega e Gasset alla stessa altezza cronologica dicevano sostanzialmente signora mia dove andremo a finire cioè vedevano nella meccanizzazione dell'Europa negli anni 10, 20 e 30 vedevano soltanto disordine qui invece c'è l'idea che quello che si forma è un ordine un ordine nuovo, solo non è più umano. Cioè la forma c'è, la Gestalt c'è, solo l'ha fatta la tecnica e l'Arbeiter, il lavoratore, che Cantimori voleva, il giovane Cantimori che era. Fascista con forti simpatie per la Germania, diciamo così, voleva tradurre con il milite del lavoro, e non era neanche una cattiva traduzione, eh, cioè vuol dire il lavoro è violenza, perché il lavoro è tecnica. E questa violenza non è, so è distruggitrice, certamente, ma al tempo stesso è produttrice di un ordine nuovo certo un ordine che è una turbina che funziona con sangue certo è un ordine anche quello si capisce che cosa sta succedendo non era quello che credevamo di volere ma è quello che succede l'arbiter non è un individuo ma è lui dice un titano per cui non, è, è ambiguo su questo Ernst Young cioè, non, non si capisce bene se sta dicendo che l'arbiter non conta niente perché è soltanto un grosso ingranaggio, oppure, come a volte gli scappa detto, è l'arbiter che dà senso a tutto quanto. Oscilla, come Oscilla in un testo bellissimo, un brevissimo raccontino di poche pagine messo. In un libro suo molto bello che si intitola Il cuore avventuroso, la cui seconda edizione è del 38, c'è questo saggetto <coughs> che si intitola Il canto delle macchine, che, che è, è fenomenale, perché c'è la descrizione di, di un laboratorio eh, di notte, eh, non c'è l'uomo e questo laboratorio è pieno di macchine, di strumenti, di quadranti, di antenne. Che da cui esce un ronzio, una luce che sembra che queste macchine, appunto, abbiano un'autonomia, parlino, cantino. Ecco, cioè, l'uomo è scomparso e ci sono queste le macchine che dicono in no, una lingua che non è più comprensibile per l'uomo ebbene alla fine di questo raccontino eh, dice, dice Ernst Jünger il canto delle macchine ci afferra riempiendoci dell'orgoglio del vincitore chi è il vincitore? sono le macchine che hanno vinto o è l'uomo che le ha costruite ed è diventato esso stesso una macchina e in questo modo ha perduto la propria umanità ma ha vinto perché? Infatti, Heidegger, che era un, un po' più che intelligente, lo capisce subito che qui c'è una debolezza concettuale. Cioè, dice eh, Ernst Young, bravissimo, mh, cieco, perché parla il linguaggio del secolo e ancora è dentro la trasformazione della parola in acciaio, certo, però è ancora lì che pensa che questo sia una. Di una storia, cioè è ancora immerso nello storicismo. Pensa che se ne verrà fuori, e infatti, nel famoso libretto del 1950, Iber di Lini, sulla linea, Junger parla di Überwindung, Superamento. Sì, adesso ci siamo, siamo al punto zero, siamo al muro del tempo, siamo sul meridiano zero, ma ne veniamo fuori. Perché? Ma non merito nostro. Perché tutto quello che sta succedendo è l'automovimento della terra. Qui c'è Goethe dietro, eh? la quale nell'automovimento è come un serpente che si è. Rivestita di squame d'acciaio, ma poi la pelle la cambia. Ecco. Alla Überwindung, Heidegger contrappone la Fervindung. In un, in un libro di risposta, che si intitola La questione dell'essere, Zur seinsfrage. No, niente Uber, non si va da nessuna, non c'è movimento, non c'è un progresso. Tu hai visto una cosa ma pensi che questa sia una tappa, no, questa è una fine. Questa è una fine, è la fine della metafisica. Guarda dove è andata a finire, dove doveva andare a finire, nella volontà di potenza dispiegata nella tecnica, nell'americanismo, nel fordismo. Da cui nazismo e comunismo sono la stessa cosa del capitalismo, bene, fervendo, l'approfondimento, e poi la remissione. La remissione, ma non devi fare niente, vedete, è proprio la filosofia che muore. Qui, eh? Cioè, la filosofia non, non indica la prassi, non, non dice più, dice, devi stare in questo mondo Hegel avrebbe detto stare nella contraddizione, so che per Hegel la contraddizione aveva in sé l'energia del superamento. Qui c'è una contraddizione nella quale si sprofonda e basta. Poi ci penserà l'essere a manifestarsi come quando vorrà in una radura, cioè in questo in un aperto che non creiamo noi, non veniamo fuori noi dal buco di talpa in cui ci siamo infilati. Eh, in Heidegger c'è proprio la fine della filosofia. E la tecnica, come vedete, è caricata di significati potentissimi, cioè che cosa è essere, che cosa è nulla, lo capisci. A partire dalla tecnica, il destino dell'Occidente lo capisci a partire dalla tecnica. Qui non a caso, questi si rappresentano con Platone che adoperava la parola tecnica sia per fare i vasi, sia per il filosofo che porta all'uomo alla propria umanità. Tutta è tecnica. e qui la nostra idea di governare la tecnica. Verrebbe derisa da Heidegger. No, cosa vuoi governare? La tecnica che governa te, cosa credi? Quando ci fu una crisi, una delle molte crisi dei missili, e i sovietici montarono gli SS-20, chi a qualche anno se lo ricorda, i giovani non sa neanche di cosa sto parlando. Eh, io mi, mi ricordo che chiesi a, a uno che se ne intendeva, ma perché hanno costruito gli SS-20? Che, 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 che razza di idea? Cioè missili di raggio intermedio, c'erano i missili balistici intercontinentali e i missili invece tattici. È, una, è veramente una mossa destabilizzante aver costruito gli SS-20 con il qua, un raggio di 3-4 mila chilometri con i quali eh, minacciavano l'Europa. Risposta. Gli, gli sono cresciuti degli stadi intermedi dei vettori balistici intercontinentali. Non sapevano che cosa fare, ci hanno fatto gli SS-20. La tecnica che aveva generato insomma, una, brutta, una brutta crisi. No? Con, con Gli americani risposero piantando i missili Pershing in Germania e i missili Cruise in Italia, e allora poi ci fu uh, un reciproco smantellamento. Perché? Perché gli erano cresciuti degli stadi intermedi, così per non sapere che cosa fare, con i cascami della tecnica facciamo insomma, una discreta minaccia all'Europa. Governare la tecnica, quindi, qui è impossibile. Vedete che queste prospettive. Cioè, tutti coloro che oggi pensano al ritorno alla natura per scavalcare la tecnica e i suoi problemi, si muovono all'interno di una posizione di posizioni teoriche altissime, che di, di solito non sospettano nemmeno. Sono posizioni ipercritiche, super radicali, eh, che sono quasi degli esperimenti mentali. Gli esperimenti mentali, che invece qualcuno prende immediatamente sul serio, generando ipotesi neoludistiche, no? decrescite e cose del genere. Cioè una semplificazione di, di problemi e di posizioni. Io e chiudo, vi dico questo: l'ho già detto, In, eh, affrontato così la tecnica è una questione insolubile, perché diventa la questione dell'essere e se la prendi sul serio ti devi fermare e lasciare che le cose vadano avanti, cosa che non ha senso sostanzialmente. Messa così, cioè se la tecnica diventa un'ipotesi assolutamente autonoma rispetto ad ogni dato empirico, è il modo d'essere nel mondo dell'uomo. E allora sarà quel modo di essere nel mondo sarà anche problematico, ma non riusciamo a rovesciarlo, vero? E del resto, l'ipotesi che esista una natura vergine con cui possiamo riconciliarci purché buttiamo via la tecnica, beh, io ti dico, la volta che hai mal di denti vedrai che ti viene voglia di avere un, un analgesico, ecco. Sono, sono, è un modo di porre la questione che è assolutamente è inevitabile se tu parli di tecnica senza parlare e ti accorgi, ecco, accorgi che la tecnica è veicolo di dominio, che la tecnica è una realtà eh, in cui si manifesta un potere che è al tempo stesso umano e sovrumano. Benone. Eh, se, se non riesci a vedere che il dominio della tecnica è un dominio nel quale si coagulano molte altre forme di dominio, compreso il dominio economico, non vai da nessuna parte. Cioè, in realtà, quello che noi, qualcuno, patisce della tecnica è, in ultima analisi, il fatto che attraverso di essa si massimizza un rapporto di potere non della tecnica sull'uomo, ma neanche per idea dell'uomo sull'uomo. Ecco. Basta andare a vedere a grattar via non trovi la natura intatta che la tecnica avrebbe conculcato. Se gratti via la tecnica, trovi il proprietario della piattaforma. Trovi il proprietario dell'impresa e allora tutto torna a essere un pochino più comprensibile e un pochino più gestibile, perché contro la tecnica non vai, contro un proprietario di impresa, insomma, un margine di azione se vuoi, ce l'hai. Ecco che la tecnica è diventata da, da eh, ambito strumentale l'arcano dell'essere, e l'arcano dell'essere può essere riportata ad essere una delle figure attraverso le quali si manifesta l'arcano del capitalismo, che non, ormai non vediamo più, non lo vediamo, non lo vediamo, e vediamo soltanto i suoi prodotti tecnici e ci accorgiamo del dominio che quei prodotti tecnici esercitano su di noi e diamo la colpa alla tecnica. In realtà la tecnica non è altro che il raccoglitore, la spugna che assorbe la forma fondamentale del dominio che insomma secondo me è ancora la forma del lavoro mh, subalterno, diciamo così. È solta... Altrimenti il problema è impostato come problema della tecnica, ha solo la soluzione heideggeriana, cioè la soluzione non è in mano nostra. Lì c'è un destino che deve consumarsi. Sgradevole ipotesi, rispetto alla quale è più gradevole l'ipotesi che dietro la tecnica ci sia non l'eraclito perduto, ma un, un robusto capitalista. Vi ringrazio per l'attenzione. Thank you.